Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla puntata numero 304 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera con il mondo delle due ruote. Io sono Alex Di Bisceglie e con me trovate Matt Cantarini. Ciao Alex, ciao a tutti, sono tornato, sono sopravvissuto, non ero scappato, sono qua, lotto vivo insieme a voi. È scappato ma l'abbiamo anestetizzato e riportato all'ovile, e Giacomino Darold, ciao Giacomino! Ciao Alex, ciao Mattias, ciao Julian dalla regia e ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Bene ragazzi, allora martedì sera, grandi ospiti, questa sera abbiamo un tripudio di Aprilia sul letto di Ducati praticamente, perché c'è un vero parterre di piloti che quest'anno dovranno dare il 110% di tutto quello che possono esprimere, e tra poco avremo già il primo ospite che lo vedo nel backdrop ed è bellissimo ragazzi, che bel ragazzo che è. Allora, lo scoprirete comunque fra poco e ovviamente vi ricordo... Come se non avessero letto il nome della puntata. Sì, cioè. Vabbè, però tu non devi spoilerare. Lo scopriranno tra poco. Magari sono disattenti. Allora, facciamo dopo che c'è pure la sigletta. E intanto vi ricordo dove potete seguirci, ovviamente www.livegp.it, il sito madre. Siamo in diretta lì, siamo in diretta su YouTube, sul nostro canale LiveGP, dove con la campanellina vi veniamo noi a rompere le scatole, non dovete cercarci ogni volta. La pagina di Facebook LiveGP.it e ovviamente il gruppo Amici LiveGP, dove potete leggere i nostri articoli e commentarli. Poi siamo in diretta su Twitch anche, perché ci piace abbondare. Abbiamo la pagina Instagram @LiveGP.it, dove potete anche vedere le condivisioni delle nostre puntate, e ovviamente Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Ma io direi di entrare direttamente subito nel vivo, salutando intanto Santino Novelli, che è entrato proprio subito, secco e deciso, non si è fatto manco in tempo ad iniziare stavolta, e Julian Daga dalla regia, che noi salutiamo. Julian, puoi andare con il primo ospite. Sigla. Che Lori, tu devi capire che da quest'anno noi abbiamo le sigle personalizzate pure per gli ospiti, ma mica stiamo a pettinare le bambole. Bellissimo. Lorenzo Savadori! Ciao Lori! Ciao a tutti, ciao ragazzi! Ciao, ciao Sava! Come ciao, stai? Sava. Tutto bene? Bene, io sto bene, voi? Sono ancora un po' col fuso orario, un po' sballato, siamo tornati ieri, però sto bene, grazie. Ma senti, ma vai anche in Qatar? Sì, sarò anche in Qatar. Beh, ti è convenuto ritornare in Italia per poi riandare in Qatar? Facevi 15 giorni di Thailandia, che non è una cattiva. No, beh, ma bisogna allenarsi, abbiamo degli eventi, abbiamo tante cose da fare anche qua, e non è che possiamo stare in giro per il mondo, ecco. Mannaggia, io 15 giorni in Thailandia me li facevo più che volentieri, ma allenavo là sulla spiaggia. Ho visto il video di Vignales che fa addominali e flessioni sulla spiaggia col cocktail, è una cosa, pure Martin col cocktail, è meglio allenarsi là, dai. Sì, allora, il clima sicuramente è migliore, qua è freddo per il momento, dai, speriamo che arrivi il caldo presto. Ma sì, a stretto giro, anzi non è neanche tanto freddo. Senti Lore, ci dici qualcosina su Mandalika? Perché abbiamo visto, soprattutto sui social, ma insomma abbiamo sentito anche svariati piloti, che a parte un problema molto grave secondo me di pista sporca, cioè c'è una foto di Pecco comunque con un bel livido sul braccio per quanto riguarda un sasso, ma la situazione è così grave? Ma allora, io là non ho girato, ho parlato con un po' di piloti. Sì, la pista era un po' sporca, era sporca, e c'è questo problema dei sassi, quindi adesso c'è stato questo problema. Non so come pensano di agire, però comunque credo che per la gara sia un problema che si risolva, ecco. Anche perché abbiamo letto comunque che adesso ci sarà giusto un mese di tempo prima della tappa thailandese, ovviamente della MotoGP, in cui ci saranno anche alcune piccole modifiche al circuito da fare, e speriamo che faccia in tempo, perché poi essendo un circuito in realtà che non viene più di tanto utilizzato, non c'è veramente qualcosa che, cioè normalmente moto e macchine che girano prima sui circuiti tengono comunque abbastanza pulita la pista, almeno in traiettoria. Là invece non è che sia utilizzato più di tanto, quindi c'è anche un pochino questo problema, no? Sì, dopo sai, era fermo da tanto, comunque stanno facendo anche tanti lavori attorno a tutto il circuito, essendo tutto nuovo, però io credo che per la gara sia tutto a posto, e poi ci sono anche più moto che gireranno, comunque sarà anche Moto 3 e Moto 2, quindi sarà più gente in pista. Vai, speriamo bene. Senti Lori, dici un pochino i tuoi programmi per quest'anno, perché vabbè, Tester Aprilia, e questo più o meno lo sappiamo già, ma farai... Giacomo? 5 wild card.
Però una cosa, un campionato quest'anno ce lo facciamo oppure ci limitiamo alle wild card in MotoGP? No, io quest'anno farò con Aprilia, sarò collaudatore, farò 5 wild card e noi, avendo comunque le concessioni, siamo impegnati tanto con la MotoGP e quindi non riusciamo a fare altre cose. Chiaramente noi, avendo le concessioni, sono in programma tanti test e diciamo, l'obiettivo principale è concentrarsi sulla MotoGP, sul crescere il più possibile. E quindi siamo concentrati lì e non farò nient'altro. Per il momento non è in programma nient'altro. Ok, a parte salutiamo Alessandro Zito che ci ha appena salutato e anche Marco Savi è appena entrato. E Santino chiede dove saranno queste wild card? Hai già una buona idea? Vabbè, Misano e Mugello, insomma, discretamente scontate. Poi sì, Mugello, Misano e farò Portimão, Jerez e Assen. Ah, bella, ma certo che non è male essere testa d'Aprilia, non è male essere testa d'Aprilia, No, è bello, e poi chiaramente il mio obiettivo è chiaramente un domani ritornare a correre a tempo pieno, e l'obiettivo adesso quest'anno è cercare di crescere il più possibile, sia io che far crescere la moto per arrivare al vertice, dai, l'obiettivo è sempre quello, cercare di essere più vicino a tutti quanti. Ecco, c'è proprio Marco Savi che dice sensazioni sull'Aprilia nuova, perché l'anno scorso Vignales parlava comunque di una moto molto fisica che richiede tanto allenamento e che quindi è ancora un po' impegnativa nel far girare. Novità? Ma allora, la moto nuova chiaramente bisogna è meglio, bisogna provarla in piste anche in Europa, piste un po' più normali, perché comunque sia la Malesia che Mandalika, che era un circuito nuovo, sono piste un po' particolari, però comunque la moto è migliorata, e come sono migliorati anche i competitors, perché comunque sono tutti molto vicini, siamo e sono migliorati tanto anche i competitors, e la moto va bene, quanto adesso bisognerà capire bene quando si inizieranno a fare tutti quanti sul serio la prima gara. E poi la cosa comunque positiva è stata anche comunque avere in squadra Maverick, sia Maverick che Aleix. Io diciamo che ho uno stile di guida più vicino a Maverick, però diciamo la cosa positiva è che tutti noi tre piloti diciamo le stesse cose sulla moto, quindi andiamo in un'unica direzione, anche per la casa questo è positivo e aiuta e velocizza il lavoro, e questa è un'ottima cosa. Matt Cantarini. Sì, allora abbiamo letto Alex Spargaro che è stato velocissimo sia a Sepang che poi anche adesso a Mandalika. Dire che l'ha sorpreso quanto curvi veloce, cioè è la moto che curva meglio che ha mai guidato, mi sembra di aver parafrasato dall'inglese più o meno in maniera corretta, e è davvero migliorata così tanto, soprattutto sotto quell'aspetto lì, visto che comunque già l'anno scorso Aprilia nella parte guidata era uno dei riferimenti. Se il passo successivo era magari anche un motore o comunque quello che mancava nelle gare, soprattutto sembrava l'usura delle gomme il limite più grosso, almeno a vedere i risultati, perché sul giro secco tante volte eravate competitivi, poi durante la gara col passare dei giri si perdeva un po' il terreno. Se avete lavorato molto anche su quello. Ma allora, la moto 2021 rispetto al 2022 non è un'altra moto, cioè è stata migliorata su diversi aspetti e quindi non è stato uno stravolgimento, giustamente, comunque la base era buona, e sono state migliorate, e sì, il motore va un po' di più, e la moto curva meglio, anche più maneggevole, e è stata migliorata su diversi aspetti, quindi ha lavorato tanto a annuale, sta lavorando tanto e dovrà lavorare ancora, perché comunque noi, avendo le concessioni, possiamo lavorare tanto, girare tanto, e poi chiaramente quanto adesso bisogna capire appena inizia, poi tra poche settimane, perché saremo su in Qatar. 16 giorni, mancano sempre meno. Giacomino, vai. No, la mia domanda è più una domanda un po' personale: che rapporto hai con Maverick e con Aleix, con i due piloti?
Molto, molto bello, un rapporto molto bello con tutti e tre. Beh, Aleix io lo conosco da tanto, io comunque tanti anni che sono in Aprilia, perché comunque è dal 2015, e Aleix è il capitano, comunque è la persona che ha tanti anni che guida questa moto, è il riferimento. E con Maverick io sinceramente non lo conoscevo, l'ho conosciuto l'anno scorso e mi sto trovando molto bene, tant'è che siamo stati anche, abbiamo passato tanto tempo insieme in questi ultimi giorni. E beh, Maverick è un grande talento della MotoGP, è un pilota molto veloce e ha uno stile di guida simile al mio, quindi questo è importante anche per lo sviluppo, quindi questo aiuta tanto. E comunque no, il rapporto è molto bello con entrambi e abbiamo tutti e tre tanta voglia di far bene, di vedere Aprilia davanti a tutti. Molto bene, grazie Lorenzo. Senti Lori, allora, settimana scorsa qui a Vallelunga, qui in zona, c'era un certo pilota che stava girando sulla RSV4, ok? C'era Andrea Iannone che era di strada, ha detto aveva da fare un giro a Vallelunga con l'RSV, ma a me un pochino sta cosa puzza, nel senso che, cioè, c'è qualche movimento fronte Superbike, perché noi siamo qua tutti quanti in attesa. L'anno scorso si era parlato di sto motore 1000 che era in preparazione, era sul banco per fare una moto per la Superbike, ma tu ne sai niente? Ma io non so niente, sinceramente non so nulla, al momento siamo tutti molto concentrati sulla MotoGP, perché comunque MotoGP è una categoria che porta via tanto, tanto tempo, investimento, quindi di denaro, e quindi al momento la concentrazione è su quello, però io non so nulla. E senti, invece, per quanto riguarda la MotoGP, adesso praticamente Aprilia si è proprio presa un posto da factory team, al contrario prima che si appoggiava a Gresini, quindi diciamo che la squadra è diventata unicamente Aprilia. Com'è cambiata un pochino la situazione? C'è stato qualche cambiamento, qualche aggiunzione anche al test team? Ma sì, è cambiata, ci sono ancora più persone, appunto, della casa, e non c'è stato uno stravolgimento. Comunque diciamo che le persone sono più o meno sempre le stesse, è stato aggiunto qualcuno e è un bel passo comunque importante avere Aprilia come factory all'interno del Mondiale MotoGP. Sì, quello secondo me è fondamentale, era il passo che mancava ad Aprilia, che adesso ritorna effettivamente ad essere una delle case presenti in maniera totalmente ufficiale in MotoGP. L'ultima cosa, c'è un po' di chiacchiere invece per quanto riguarda l'abbassatore frontale della Ducati. A te è capitato di vederlo in azione durante i test, questo abbassatore frontale? Fa differenza? Si è visto qualcosa? Ma no, io personalmente non l'ho visto in azione con i miei occhi, come penso quasi tutti hanno visto foto o filmati, non lo so. Non so, sicuramente se l'hanno portato sarà una cosa che fa guadagnare. Poi ti dico, non mi sono trovato in pista e non l'ho visto il funzionamento con i miei occhi, quindi non ti saprei dare una risposta concreta, ecco. Sicuramente le moto GP di adesso sono molto 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 evolute, e comunque il pilota anche sopra deve fare davvero tante cose, abbassare le moto e tutto quanto, dai. Però tu da pilota, no? Non la trovi un pochino deconcentrante questa cosa di aggiungere? Comunque, cioè, alla fine sono stati messi dei cambi a doppia frizione proprio anche per evitare di avere la frizione tra le mani durante il giro, e si sono spostati tanti piloti hanno spostato magari anche il freno posteriore dal pedale al manubrio per avere comunque un pochino di più i piedi liberi per la posizione sulle pedaline, però continuiamo ad aggiungere degli interventi da fare sulle moto, che al contrario delle automobili non è che sono che stai seduto in un abitacolo e quindi più di tanto riesci a concentrarti anche su elementi tipo pulsanti e roba del genere. Non pensi che magari forse non sarebbe il caso di aggiungere ulteriori incombenze ai piloti? Sì, forse sì, però non sono io che lo devo dire, o che devo prendere una decisione. Adesso il pilota MotoGP deve fare tante cose sulla moto, e più cose fai chiaramente e crei più, come posso dire, sì, più crei più situazioni, non dico rischiose, però crei più, non mi viene il termine, ragazze,
manca di concentrazione, cioè un pochino il pilota. No, non è la concentrazione, non è la concentrazione, però è più variabile, ecco, volevo dire, variabile. Mi è arrivata la parola, scusate, però ve l'ho detto prima, c'è un po' di jet lag e... perché a quest'ora là è notte fonda e anche ieri alle 9 dormivo già da tempo. va bene, dai Lori, ti lasciamo andare, vai a riposarti un pochino che effettivamente la faccia stanca, dai. Ci aggiorniamo magari dopo la prima di Qatar, così vediamo un attimo che cosa è successo magari allo side, va bene? Va bene ragazzi, grazie mille. Ci un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao. E Lori lo lasciamo andare a dormire perché diciamo che è abbastanza discretamente anche... Sì, però lui Alex ad Aragon con una superbike è andato a girare. Sì, a buon intenditore. Io non volevo fargli... Io continuo a dire, aspettate che Alessandro Del Bianco mi chiede il link. È già pronto? Mail. Vai Ale... Intanto comunque nel frattempo che Alex sta parlando, io direi di parlare brevemente di quello che è successo a Mandalika con i problemi dell'asfalto, appunto, che sono stati dei problemi abbastanza gravi, considerato che erano già stati segnalati anche dallo stesso Chad Davis in risposta ad un post di Patterson. Lui sì, però che... sembrava durante il weekend della Superbike non era così grave, cioè nel senso c'erano dei segnali ma aveva anche piovuto, non era stato... così certo. Deteriorante il problema durante questi test, è stato un'escalation ogni giorno sempre peggio paradossalmente. Sicuramente non è un buon biglietto da visita questo per Mandalika. Diciamo che però secondo la ditta che ha fatto l'asfalto in una settimana e anche secondo il comunicato che hanno rilasciato Dorna, FIM congiuntamente, il circuito di Mandalika, in una settimana dovrebbero riuscire a riasfaltare tutto dalla 17 alla curva 5, per cui però abbiamo già visto con l'Argentina un paio d'anni fa cosa vuol dire riasfaltare tutto troppo a ridosso della gara, cioè l'asfalto comunque bisogna di un determinato periodo di tempo per assestarsi. A maggior ragione l'asfalto nuovo dove andranno a correre sarà completamente nuovo perché non correrà più nessuno da oggi a E in più Michelin e Dunlop non avranno riferimenti sulle gomme. La cosa più preoccupante Michelin che già ha avuto problemi di blistering durante i test, non avrà assolutamente dati per il test che ci sarà, cioè per la gara poi effettivamente che ci sarà tra un mese. C'era la pagina di Flop Gear che ha tirato fuori una perla clamorosa dove hanno detto non riusciamo a capire se abbiamo sbagliato noi di KTM a portare le moto della Dakar o Mandalika a mettere giù l'asfalto. il primo giorno con la pioggia era veramente, sembravano appena finito un turno di supermotard più che enduro, la MotoGP, cioè le moto erano... Poi è veramente grave come cosa, perché poi soprattutto con le gomme del Michelin che comunque... ma a prescindere loro, ma anche se ci fosse stata Bridgestone immagino non ci sarebbe questa grandissima differenza, però Michelin in varie occasioni tra cui Australia e roba del genere ci ha dimostrato di essere una gomma abbastanza fragile sulle percorrenze di gara per quanto riguarda situazioni di asfalto poco ortodosse, quindi più che altro si rischia di vedere una gara stile appunto come dici tu Australia, o comunque il rischio è che succedano episodi come quelli di Argentina 2016 quando è esplosa letteralmente la gomma Scott Redding, perché fondamentalmente non ci sono riferimenti neanche. Era Buzz? Buzz a Sepang nei test, invece Scott Redding nella FP4 della weekend dell'Argentina. Ridimmi Scott Redding per piacere. Scott Redding. Hai appena dato il B2 di inglese. Assolutamente no. Comunque, tornando al discorso velocemente, la cosa più preoccupante è che si corre tra un mese. La cosa più, è che si corre il 20 marzo. La cosa più preoccupante è che, oltre a non avere riferimenti, non sappiamo in che condizioni effettivamente sarà questo asfalto, considerato che lo finiranno... perché metti anche magari che ci sia un ritardo nei lavori, il rischio è che si finisca proprio il giorno, il giovedì del weekend, perché quello è il rischio fondamentalmente. Poi le condizioni meteo lì sappiamo. Comunque siamo,
siamo sempre nella solita situazione sui circuiti nuovi, in cui magari era il caso in Thailandia di testare un pochino prima, o comunque rimandare almeno i test in testare prima. Non c'è stato il tempo, Alex. Cioè, no, ma anche guadagnare una settimana, 10 giorni sarebbe stato comunque utile, perché 30 giorni diventa complicato proprio anche soltanto per farsi diventare un'eventuale riasfaltatura di alcuni tratti. Ma perché loro probabilmente non pensavano che fosse così l'asfalto. Cioè, ma l'abbiamo già sentita sto pensiero. Il problema è che se avessero fatto tutto quando la Superbike lo ha segnalato a novembre, avevano tutto il tempo di questo mondo. Invece hanno fatto le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo. E siamo qua un mese dalla gara con l'asfalto da rifare. Tra l'altro, per gli interisti segnalo che uno tra i proprietari del circuito è l'ex presidente, è il grande Rito Ier, presidente del circuito, è ministro dei trasporti, mi sembra, del governo indonesiano, tra l'altro con degli strani l'anno scorso l'abbiamo già detto, esatto, cioè, non è proprio tutto chiarissimo come le persone siano state mandate via da quell'isola. Belle le foto di tutto, cioè, sì, ma si era parlato anche, cioè, l'ONU ancora un fascicolo comunque aperto sulla questione, sì. Cioè non è... No, ma non solo, ma c'è stato anche il problema, no, dei commissari di pista, del fatto che non sono stati pagati, hanno dovuto portare l'equipaggiamento da casa, non so se vi ricordate, ma l'anno scorso questo problema che speriamo che non si ripresenti. L'anno scorso è saltata l'Asia Talent Cup, ragazzi, l'anno scorso è saltato un intero weekend di Asia Talent Cup proprio per il problema commissari. Quindi diciamo però... che non è... Speriamo che sia bene tutto quel che finirà bene, però non ho buone sensazioni, non so voi, comunque. No, le buone sensazioni ce le ho perché la MotoGP non si può permettere... Cioè, la Talent Cup, non me ne vogliano i ragazzi che corrono, sti cazzi. Cioè, nel senso, non era un evento fondamentale dove girano milioni. Se salta la tappa della MotoGP... lo proseguiamo dopo questo discorso, perché con un po' di smanettamento su mail è arrivato anche il nostro secondo ospite, che lo vedo con la faccia stressata. Non bisogna fargli fare queste cose, Ale, perché poi dopo si stressa con la roba elettronica. Vai Giulia, vai con la sigla. Ve lo stavo dicendo a Lorenzo Salvatori che adesso abbiamo le sigle personalizzate d'ospite, ma una roba pazzesca. Oh ragazzi, ma che step è stato questo? Questa proprio È uno stile storico, Allora, Alessandro Del Bianco, ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao amici miei. Ciao. Abbiamo scelto una foto dove eri un po' più giovane, effettivamente, guardalo, ma non invecchia mai, porca miseria. C'è il ritratto di Dorian Gray in cantina, ma che non lo vedi che non è? Allora, oggi sono più giovane. Oggi hai tirato fuori su Instagram una foto che veramente mi ha fatto pensare che tu c'hai qualche cosa che non ti fa invecchiare. Non hai una foto? Ma dai, eri sbarbata, eri proprio liscio in faccia. Porca miseria, non sei cambiato di niente, oh. Ne dovevo mangiare ancora di hamburger del McDonald's lì, Eccola qua, Ale. Sei certo. quella là. La B-Fuel. Dio, sei diventata una macchina. Guardatelo, che carino. Guarda, è l'ultima a destra, non te ragione. Assomiglia un pochino. Tra l'altro devo dire che ti ho sentito prima quando stavo entrando, che ho dovuto smanettare un po' con le mail, che io non è che sono proprio cintura nera di quella roba lì. Subito che hai cazziato, No, poi ti giuro che la prossima volta che ci vediamo a Misano ti insegna a usare WhatsApp web, promesso, te lo insegno io. Ale, per fortuna quello non è un problema tuo, non è il tuo lavoro, ma è quello di Alex, quindi... Ma non è neanche il mio, regà, cioè io sono 88, per me già della roba che fanno i miei nipoti che hanno adesso 15-16 anni, è della roba fuori di testa, cioè io mi sento... molto peggio di come sta messo Ale in tante situazioni. Io sono un boomer, io ragazzi sono il boomer più giovane del mondo, capito? Io sono proprio un babbo con queste robe, non so mica capace. È una roba pazzesca. Ma cosa dovrei dire io? Io veramente, guarda. Senti Ale, allora, hai provato l'Aprilia. Abbiamo fatto il pronti via con l'Aprilia e tu adesso ci dici come ti sei trovato con la Belva. Ma devo dirti che quello che un po' mi rosica sempre quando faccio il cambio moto è che noi dell'italiano... abbiamo sempre una pausa infinita tra l'ultima gara, non i test invernali, anno nuovo, test invernali. Quindi
oltre che non mi ricordo com'era la onda, proprio non me lo ricordo dopo 4 mesi, fare il primo turno, i primi 2 turni, 300 all'ora, cioè sembra una roba scontata, raga, ma è mortale. Avevo la tremarella in fondo al retino, dicevo, ma io non posso andare così forte, capito? Quindi figurati se ho capito qualcosa rispetto alla moto vecchia. Però mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Il V4 è un gusto usarlo, che ti tira fuori dappertutto, quel motore lì dal basso che è bellissimo, bellissimo veramente. Quindi questo, vabbè, no, non lo diciamo perché sennò poi porta sfiga a dire certe cose. No, non dire niente. Vedi, Matt mi ha capito subito. Ne riparliamo dopo, ne riparliamo a fine campionato. Però ricordati che volevo dire qualcosa in questa puntata. Senti, peraltro non eri solo a girare Vallelunga. C'era qualcun altro con te, no? No, ma guarda, è stato tutto perfetto per mettermi una pressione infinita per fare vabbè, ma dai, ma non, è nessuno, ma quello, ma che ha fatto nella vita? Ma tu hai fatto molto di più, ma che stai a dire, dai, per uno iannone spiccio che stava lì nel box, dai. No, è stato, devo dirti che, guarda, a volte sbaglio, perché io mi reputo sempre, tra virgolette, cioè, li vedo gli altri sempre come degli idoli, no? Cosa che non dovrei fare, dovrei tenerli a mio livello, in teoria, per la mentalità, ok? Il fatto è che per me Iannone comunque rimane Andrea Iannone, rimane uno che io tifavo da paura quando ero più piccolo, e quindi comunque vedere il suo sedere con la tuccia, cioè, è un certo peso, capito? Non so come dire, è un certo peso. Lo so. Vabbè. Ho avuto già la mia fine, che è andato più forte. Prime volte ti mette un po' di tensione quando comunque ti devi rapportare con campioni del mondo, gente che ha fatto le top class, all'inizio è difficile anche soltanto dall'altro lato dello schermo, quindi mi immagino proprio in pista soprattutto. Ma come mai Vallelunga come primo test, peraltro? Vai a gelare al Mugello con la neve, scusa. Quello, sarebbe stato figo andare in Spagna, però per problemi, tra virgolette, da una parte costa di più, dall'altra parte il Covid, alla fine Vallelunga la pista dove rischi di trovare il tempo migliore in Italia, dai, un pochino più a sud. Ah, anche per il Misano? Sì, considera Misano, sabato ci sarebbe una giornata per i piloti, insomma, ma oggi l'hanno annullata perché ha messo pioggia. A Vallelunga invece c'è il sole. Beh, oggi ha piovuto a Vallelunga, Roma, qua ha nevicato, quindi non rompe. Anche qua, tranquillo, Mattia. Vabbè, ma infatti nessuno parla del nord Italia. Voi nordisti che state tra la nebbia, gli irti colli che piovi girando sale, allora non dovete ovviamente mettervi la cosa, però diciamo che Misano e Vallelunga a livello di latitudine siamo più o meno lì, c'è poca roba di più. Ma però sei fuori? Che? No. 100 chilometri, eh? Anche Misano è in alto, No, cioè, sono mi sa che sono 180 chilometri andando solamente a nord, poi ti devi spostare sulla costa. Ma, sì, ma hai detto nord, niente, 180 chilometri sono tutto su quel... non sono i 400 di Imola, insomma, o i 200, no, quasi 300 del Mugello, quindi tutto sommato la latitudine non è così. Sai che il Mugello è più in basso di Misano, solo che semplicemente è in montagna. Io non mi immergerei, ragazzi, in questo discorso, secondo me state facendo un grave errore a entrare in un discorso così sottile, perché secondo me qualcuno ne esce male dopo. Anche perché sì, però io posso applicare la regola del nonnismo, Ale, quella è la differenza. Questo mio comando io, basta. Hai capito? Funziona così, funziona. La parte bella della gavetta è che l'ho già fatta, quindi adesso tocca a loro essere bullizzati senza pietà. No, non si fa, non si farebbe mai. Io un po' l'avevo schiaffeggiato in diretta e lo ammetto senza grandi problemi, quindi su questo mi salvo, su questo piano qua. Senti, Ale, quindi, primo test andato, qual è il prossimo? Ma il prossimo test sarà di nuovo Vallelunga, appunto per i motivi appena elencati. Bello, venga. Sarà fine mese. Sarà fine mese. Barney ha preso la pista per sole 20 persone, perché il problema cos'è stato? Che questo weekend è stato figo, però dividevo la pista con le 300, le pre-moto 3, gli amatori. E poi personalmente, se devo sorpassare un amatore che comunque ha un 1600, cioè lo fai, no? Anche se magari entri, tra virgolette, un pochino più aggressivo, ti dispiace meno. Però un ragazzino su una 300 o a un bambino su una moto 3, cioè non me la sento proprio, capito? Quindi, tra virgolette, chiudere un giro è praticamente impossibile. Quindi è stato un modo ottimo per prendere contatto con la moto, per togliere un po' la ruggine, no? Per vedere un po' come era rimettersi la tuta, andare a 300 all'ora, quella roba lì. Adesso però è il momento di far sul serio, quindi faremo un test in poche persone.
Però perché purtroppo sono bloccato a casa, se no sarei venuto volentieri a scroccare qualche giro sulla prima, poi dopo la tua. E siamo identici, c'è pure scritto DB uguale sulla carta d'identità, non mi avrebbe fregato nessuno, dai. Giacomino. Curiosità, quante persone c'erano contemporaneamente in pista, così per capire? Era una giornata open pit, vuol dire che non ci sono turni di categorie, quindi allora, devo dirti, non c'era troppa gente, però sai cos'è, anche se incontri due persone, poi così, io comunque giravo in 36-37 e per quanto forte andavano gli altri, giravano in 48-49, quindi anche se te magari dici davanti a te non c'è nessuno, arrivi a metà giro, gli hai recuperato 10 secondi ed è pieno. Quella capito? La cosa. Più che altro... E poi ti ripeto, anche un 1000 magari lo passo nel rettilineo, no? Un amatore lo passi nel rettilineo agile, però anche un ragazzino che te magari arrivi ai 100 km all'ora più forte, magari lui è concentrato, non me la sento di passare così, hai capito? Quindi più che altro il rischio, Ale, più che altro il rischio è che questo qui, visto, conoscendo i piloti della 300, il rischio è che questi ti cambino traiettoria all'improvviso proprio per... Ma in realtà, fidati, è molto più tranquillo passare uno di loro che un amatore che non ha idea di cosa... Cioè, è giusto che gli amatori vadano in pista, assolutamente, anzi, non dico il contrario, però spesso loro magari sentono il rumore, allora si allargano un attimo e tu passavi proprio lì. Un ragazzino a 300 non gliene sbatte proprio niente se c'è Giannone o c'è Del Bianco che stanno passando, loro fanno la loro linea e stop. Chi se ne frega. Esatto. Infatti, guarda, il problema dell'open pit, credo che ci sia il limite a 45 moto in pista a Vallelunga nell'open pit, se non sbaglio, sì, contemporaneamente. Però poi dopo il problema, l'open pit secondo me dovrebbe comunque essere diviso quantomeno per cilindrate, cioè su over 600 non è più open pit poi. Esatto, no, fai due turni divisi mattina e pomeriggio, in cui tu fai 2 ore uno, 2 ore l'altro, però no, eviti di avere le 300. Basta una giornata a turni come sono quasi tutte, c'è il turno 1000, il turno 600, il turno sport 300. Però devo dirti che a me non dispiace, perché quando vai a fare la giornata a turni sai che hai un quarto d'ora, in quel quarto d'ora hai capito? Però... invece se stavi un po' attento lo trovavi magari il momento, hai capito? Il fatto è che sì, okay, quando entri in una pista e giri 10 secondi, 15 più forte degli altri, cioè te anche se il giro è libero, comunque è pieno, hai capito? Cioè... Questo purtroppo non mi è mai capitato, quindi non posso saperlo. Girare 10 secondi più forte degli altri non mi è mai capitato. È stato atomico, perché tornare in pista nel paddock pieno di gente, comunque tutti ti fermano, uno fa una parola, uno un'altra. A me quelle robe mi piacciono da paura, capito? A me comunque il paddock che vedi gli amatori, però loro sono appassionati, quindi si fermano, ti fa la domanda, come fai? Dai, a me piace da paura, quindi a me quelle giornate lì mi gasano proprio. Hai sofferto il paddock chiuso degli ultimi 2 anni? Sì. Poi c'è a me che piace proprio tanto parlare, la chiacchiera, no? Così allora viene uno, fai 2 parole, poi a me piace, quindi l'ho sofferto un po', da me, a me mi dà gusto così. Che poi fino all'anno scorso, soprattutto su Vallelunga, c'era anche per coloro che correvano il limite di portare massimo 2 persone accompagnatrici a pilota, quindi praticamente comunque anche l'interno paddock era sempre abbastanza sguarnito. No, invece ieri è stata una bella giornata, poi c'era il sabato sole, tipo 20 gradi, una roba del genere, è stata una giornata da paura. Un po' di ansia, arrivo all'ingresso al mattino per fare i fogli, no, gli vari scarichi di responsabilità, e chiaramente quelli della pista tutti, oh questo qui c'ha il record, no, quindi un'aspettativa incredibile. Tutti quelli che arrivavano e sai che devi entrare, andare forte, no, è stata una giornata, un incubo. Sotto il punto di vista del peso addosso che avevo per... Ma dov'è poi, arrivi, è al bagno. Poi arrivi nel box, apri, Giannone. Ah, buongiorno. Salve. No, eravamo due box, però devo dirti che Giannone per quelle robe è fortissimo. Cioè lui è uno che non ti fa pesare che lui è Giannone, e dall'altra parte è proprio uno di noi. Cioè urli, battuta, hai capito? Cioè proprio sereno, liscio. Alla sera si è messo lì col salame, a tagliare il salame per tutti, no, dai, bravo, allora Ale, adesso hai il compito di invitare Giannone alla prossima puntata di Motorbike Circus. Lui quest'anno finisce la squalifica? Tra un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Sì. Che poi, non ho letto, squalifica che riguarda tutti i campionati? Sì. Tutti in blocco, lui non è autorizzato a correre i campionati della FIM? No. Non glielo ho domandato. Una fra le cose più scandalose che io abbia visto negli ultimi anni a livello decisionale, però è inutile tanto stare a discutere nuovamente di questa cosa qua. Canta, ce n'è una? Ma no, in realtà abbiamo, cioè adesso, domanda specifica. Cazzeggiato, credo che sia cazzeggiato. Abbiamo però parlato di tutto, nel senso,
penso che entrare in curva grande la prima volta dopo 4 mesi che non guidavi una moto davvero ti sia stato dire ma davvero posso farlo, perché ma perché sai che cosa, cioè io quando, cioè non è che vado a fare una giornata così tra virgolette per divertirmi, comunque devo provare determinate cose, devo fare determinati lavori e quindi vado con un obiettivo, quindi io magari con voi magari so scherzo, no? Dico no che figo, però quando ero lì sapevo che non ero al 100% ma dovevo esserlo, dovevo farlo. Quindi hai capito, e che poi è un po' quello che a me piace, capito? Cioè comunque a me mi dà gusto un po', no? Capito? Queste sfide, queste sorte di cose. Però dai, Dunlop? Dunlop lo provate solamente la domenica, lo provate, e devo dirti che è stata un po' una colpa nostra questa, che non conoscendo ancora bene Dunlop non sapevamo qual era la mescola da prendere, e non essendo un test vero e proprio, non è che abbiamo preso 3 treni di gomme per fare una giornata, capito? Quindi abbiamo preso la gomma, la mescola più dura, che però diciamo che non si sposa benissimo con la prestazione e poi in pista, capito? Devo dire appunto invece che pensavo di andare molto più piano o comunque di avere molti più problemi, invece non mi è sembrata così tragedia come sembrava che lo dicessero, anzi mi sono trovato bene, e sia con l'anteriore che col posteriore scivolava chiaramente un pochino di più della SCX, ma perché non è una gomma che puoi paragonare, quindi proverò la prossima volta la Dunlop in versione morbida. Ecco, a che punto pensi che tu sia a livello di messa a punto della moto, Ale? Cioè, quanto pensi che ci sia ancora da lavorare sulla Aprilia prima di dire ok, sono almeno quella moto al 100%? Ma secondo me, tanto adesso devo mettercelo io, nel senso che l'Aprilia, nonostante che non sia l'ultimo modello uscito, nel senso che non è la moto uscita per ultima, è comunque una moto estremamente competitiva, hai capito? Guarda Savadori 2 anni fa con la stessa moto che ha dominato, quindi secondo me la moto è una moto per... è una moto per, cioè non serviva che la provassi io per dire che è una moto competitiva, hai capito? Cioè è la storia che lo dice. Dall'altra parte quello che mi ha fatto molto piacere trovare è stata la squadra. Lì è stato secondo me un lato importante che era... cioè che non mi aspettavo, cioè sapevo di andare in un top team, però mi sono sentito veramente, veramente un professionista, mi sono sentito, ecco. E guarda, dice Santino giustamente, la immaginavi così la moto? Cioè ti eri fatto qualche aspettativa che è stata disillusa, oppure pensavi proprio la prima deve essere così? Ma io sono sincero, non sono così romantico, in tanti mi stanno chiedendo questa cosa ultimamente, no? Non sono così da dire la moto, questa è giusta per me, oppure la Honda, cioè la BMW. Per me le moto alla fine è un 1000-1100, comunque come tutte le altre, ha 2 ruote come tutte le altre, quindi alla fine è un po', cioè è simile a tutte le altre, capito? Nel più, nel bene, nel male, ha un anteriore un po' diverso, ma comunque una roba dove devo adattarmi io, capito? Secondo me la differenza che può fare per me l'Aprilia è il fatto che è una famiglia e sanno che esisto, cioè nel senso mi stanno facendo capire che ci credono in me e ci tengono, e questo è importante. Prima in Honda comunque stanno fatto dei bei risultati, no? Record della pista, poi così non ci ha mai messo la ciccia di suo, cioè, quindi non è la casa, non c'è la casa, no? Non mi hanno mandato un'email, un messaggio, ma non è una critica questa, è un loro modo di fare, cioè ognuno fa con la propria roba come gli pare, no? Certo. E invece di qua mi sento un Aprilia. Pilota, capito? Non mi sento più Aprilia. Un amatore che corre, mi sento un pilota, mi sento quest'anno. Questa è un'ottima cosa e a noi fa tanto piacere. Ale, noi ti ringraziamo, ci fai sapere un pochino come andrà poi i prossimi test, magari ci vediamo anche a Vallelunga, che tanto se sei qua a fine mese mandami un messaggio che passa. 24 mi sembra, il 24, 24, 25, 23, 24, giù di lì comunque. 23 e 24, perché 23 è sabato, vengo giù il 24 domenica, così ci facciamo due chiacchiere, va bene? Benissimo. Raga, dai. È sempre bello sentirvi. Grazie, ciao, Ale, ci vediamo. Grazie a te. Un abbraccio, Ale. Ciao. Baci. Ciao. E Giulia, guarda, non facciamo il tempo veramente a lasciare Ale, puoi andare direttamente con la sigla per il prossimo ospite. Senti Lore, ma che bella è la scritta Broncos sulla tuta, però ecco. Dai. Lorenzo Zanetti con noi, ciao Lore! Ciao, ciao, buonasera. Ciao Lorenzo. Mi sono in sai, tutto bene? Ecco, bene, ci credo, c'hai ragione. Sì, dormono? No, però gli ho messi di in camera con la mamma che gli sta leggendo la storia. magari a un certo punto cedono un pochino. Senti Lore, quest'anno doppio impegno, abbiamo nuovamente il CIV e abbiamo l'Endurance. Sei andato a girare hai già girato con la IRC Ducati del Mondiale?
Sì, sono rientrato giovedì scorso, ho girato settimana scorsa a Portimão insieme a tutti i team ufficiali e non Ducati e più c'era Yamaha e Kawasaki. E com'è andata? Raccontaci un pochino quali sono le sensazioni. Insomma, la moto è molto bella, negli ultimi tempi ha avuto qualche problemino di affidabilità sulle gare un pochino più lunghe, però quest'anno ci si attende tanto, insomma, siete pure una bella squadra, eh. Ma guarda, a dirti la verità, non abbiamo neanche sofferto più di tanto di affidabilità, perlomeno le ultime due gare dove ero presente io. Nella 24 ore al Boldor, in realtà ci siamo ritirati per una caduta del compagno. E a Mosta, invece, addirittura abbiamo fatto la 6 ore con un motore in configurazione Superbike, appunto per verificare la durata, e anche col motore più spinto, e non abbiamo avuto nessunissimo problema nell'arco delle 6 ore. Quindi, per quello è positivo. Questo in realtà era il primo test o shakedown 1 per iniziare a lavorare con i nuovi compagni, visto che la lineup è tutta completamente nuova. Nuova. 2 serviva per provare le coperture, perché Michelin si è tirata via dall'Endurance, e quindi abbiamo provato con le Pirelli per fare un sodalizio tutto italiano. E 2 dovevamo anche battezzare tutti i materiali nuovi, componenti nuovi. Quindi abbiamo provato il nuovo forcellone, abbiamo provato il nuovo serbatoio, il nuovo telaietto posteriore. Cioè, insomma, c'era tanta roba da provare, e 2 giorni sono anche pochi in realtà. E senti, ma invece te, siccome ti sei concentrato sulla moto da endurance, quella del CIV l'hai già provata? Siete già al lavoro oppure è ancora una cosa che richiede un po' di tempo? No, il CIV sono iniziato a girare Pasini e Mantovani a Valencia. Io no, non ero presente, anche perché ancora l'accordo non era stato raggiunto. Poi c'è stata un'accelerata in queste 2 settimane. Io comunque con Luca siamo molto amici e c'è sempre stato questo spiraglio, però dovevano incastrarsi un po' di tasselli. E una volta definito tutto il programma Endurance, abbiamo visto che c'era questa possibilità, ci sarà solo una concomitanza. E fortunatamente ci sono degli partner tecnici della squadra che hanno supportato il progetto con me sopra, e quindi hanno reso possibile il fatto che io possa fare il CIV. Io ci tenevo particolarmente perché reputo il CIV un campionato di altissimo livello tecnico e i piloti che ci fanno parte. Quindi per me correre nel CIV vuol dire misurarmi perlomeno al mio massimo potenziale in pista. Cosa che poi nell'Endurance in realtà non puoi fare, perché devi comunque gestire una gara lunga, è diverso l'approccio. E certo, anche perché poi dopo il setup della moto nel Mondiale Endurance è fatto per un team di piloti e non soltanto per uno solo, quindi nessuno è mai veramente al 100% sulla moto. Però che rottura di scatole questa cosa del CIV che va a utilizzare una tappa del Mondiale Endurance. Alla fine almeno col Mondiale Endurance si potevano organizzare, perché tanto uno che corre il CIV o che corre il Mondiale Endurance, giusto il campionato nazionale può fare, perché se no con le tappe di certo se fai il CIV non fai il Mondiale Superbike o la MotoGP, se fai l'Endurance non fai nessuno dei due mondiali, almeno i campionati nazionali si potevano organizzare un pochino meglio con le tappe, Sai, non è facile. Io comunque ho no? parlato con Simone, con Folgori, e lui all'inizio ha cercato di non fare nessuna concomitanza, però poi purtroppo siamo anche in questi anni, in periodo di Covid, dove poi magari delle tappe di mondiale vengono ricollocate a loro volta, quindi è difficile. Capisco anche lui che deve tirare una riga dritta e dire: io ho questi slot dei circuiti, posso utilizzare queste date. E da una parte lo capisco che non è facile. Certo è che se andiamo a vedere, i piloti del CIV tanti fanno l'Endurance, da me a Canepa, Krumenacker, a Vitali, se lo farà adesso non lo so. C'era comunque Saltarelli nel National, e comunque insomma, altri piloti interessati, Manfredi, scusa, e poi magari c'è qualcuno che mi sfugge. Quindi siamo in tanti che faremmo il doppio. E invece altri campionati, come chi fa la Superbike o la moto elettrica, magari non fa. Quindi forse era da tener conto questo, però sai, va bene così. Comunque, tornando Alex, alla domanda che mi hai fatto, non l'ho ancora provata e andrò a fine mese. Ah, ok, vieni già a Vallelunga anche tu? Ah, allora, sa, domenica vieni a fare un giretto, va, veniamo a rubare un po' di dichiarazioni alle persone, io mi No. porto pure la tuta, magari riesco a scappare con una moto. Giriamo giovedì e venerdì si gira.
4-25 febbraio. Sì. Io sapevo che c'era l'open, ma che era il 24-25 giovedì e venerdì. Sì. Ti hanno fregato, Alex. Ti hanno fregato. Mi tocca prendermi mezza giornata di ferie. Vabbè, prenderò mezza giornata di ferie. Comunque, Alex, visto che davvero, come diceva Lorenzo, ci sono una marea di piloti del CIV Superbike che faranno anche l'Endurance, alla gara di settembre potremmo pensare di iscriverci e qualche punto probabilmente lo portiamo a casa, perché sono tutti al punto. Correranno in tre. In tre. Oh! Per una volta hai avuto un'idea geniale, Matt. Cioè, questa... Ma aspetta, però, dove ci iscriviamo? Nell'Endurance o al CIV? Perché... No, al CIV. All'Endurance ci sono tutti loro. Andiamo a coprire le selle del CIV. Alex, proviamo un CBR, un CBR 1000 del 2003 sbiellato, va benissimo uguale. Ci prendiamo, ci vai. Il team RGP, via. Beh, ci presta la moto zero. Oddio, non so se Brocco sarebbe proprio contentissimo di questa dichiarazione. Diciamo lo facciamo decidere a lui, perché potrebbe non amare. Io ho precedenti poco felici, lascio la moto ad Alex. No, io fortunatamente io sono semplicemente lento, quindi risolvo il problema. Basta andare piano e non ti fai male, non è quello. Senti, Lore, una domanda volante. 24 ore di Spa-Francorchamps. Quest'anno nell'Endurance è l'anno delle classiche, perché ci sono praticamente tutti i migliori. C'è il Paul Ricard, c'è Spa, c'è Suzuka, c'è Le Mans e ci sarà una quinta tappa che ancora non si è ben capito se sarà una tappa portoghese, Most, non è molto chiaro. Però c'è questa cosa di Spa-Francorchamps che è un grandissimo ritorno. Tu come la vedi? Beh, non mi capacito, dovrei andarla a imparare prima. Tutti mi dicono, ma è possibile che correte lì? Beh, per me è una pista iconica, quindi non vedo l'ora di provare a girarci, ma andare chi ha girato, che è molto difficile, soprattutto la notte, nel bosco, poi è molto veloce, però mi affascina quella, come mi affascina Le Mans, perché dei tempi da 125 che non giro in quella pista, come il Boldore, è stata una bellissima esperienza, e tornare a Suzuka anche, quindi non vedo l'ora che parta il campionato e per fare queste 4-5 gare che poi sono iconiche. È bellissima questa cosa, io pure non vedo l'ora. Giacomino, ne hai una? Io faccio una domanda abbastanza banale. Aspettative per la tua stagione, cosa ti aspetti dalla tua stagione? Che risultati ti attendi? Quali dei campionati? Tutti e due. Bah, CIV è un po' più semplice, nel senso, sai, lì corri da solo, il pacchetto lo conosco, Luca ha lavorato molto nell'inverno per migliorare il gap stazionale che c'era tra la nostra moto e quella di Michele, quindi confido che possiamo, insomma, giocarcela ad armi pari. C'è l'incognita gomme, però in realtà io, venendo da anni di collaudatore, l'ho già guidata con le Dunlop sia in America che in Asia, anche se erano differenti, quindi non mi spaventa questa cosa, anzi per me può essere un valore aggiunto, visto che so interpretarle in maniera, insomma, veloce, e quindi so che potrò essere protagonista, o devo esserlo, insomma, mettila come vuoi. E invece l'Endurance è un po' più complicato, perché c'è una squadra, c'è i compagni, bisogna lavorare trovando il setup ideale per tutti e tre. Non è così semplice, poi soprattutto sulle 24 ore, io onestamente ne ho fatta una e ci siamo ritirati a metà gara esatta. In quella metà gara in realtà eravamo terzi, quindi stavamo anche andando forte, però non so cosa aspettarmi nella seconda metà, che è poi quella più difficile, credo. Le altre, quindi, 12. C'è da dire che esatto. A Spa sono tornati con l'orario normale, perché l'idea originale era di partire subito di notte, che era un po' una mezza follia. Non lo puoi fare, ma è pericolosissimo, non lo puoi fare. No. Almeno per la prima volta. No, ma perché oltretutto... Oltretutto, prima parti, gli esperti della categoria mi dicono meglio è, perché tanto comunque che tu parti a mezzogiorno, le 3 di pomeriggio, tu la mattina ti alzi bene o male presto. Almeno prima parti e prima finisci la notte, invece se parti... No, ma allora loro volevano partire alle 22, loro volevano fare due arrivo e partenza in notturna, quindi partivi alle 10 di sera e arrivavi alle 10 di sera. Però è una cosa che soprattutto a Spa, che è un circuito un po' particolare, non lo puoi fare, perché come fai, cioè pronti via, fai il radion in pieno di notte, ma dai, la gente si fa male, no? Anzi, io spero che partano alle 7 la mattina. Arrivi all'alba, arrivi. Passata la notte, boh.
Il collegamento inizia alle 5:20 di mattina proprio, una cosa. Esatto. Tanto Alex, tu hai detto che sei là, vero? Quindi la segui te, non devo alzarmi io presto. Molto se, va tutto, se va tutto bene, prendo la moto e vengo a Spa-Francorchamps. Questo è il progetto, questo è il programma. Ho intenzione proprio di farmi la traversata per la prima, voglio proprio fare una cosa del genere. Quindi se Alex, ci riesco, tornaci vivo. Tornaci vivo. No, ma guarda, già arrivarci vivo sarà un'impresa, anche tornarci vivo. Insomma, andiamo per tappe, no? Cominciamo dalla base, tanto ci arriviamo. Poi ritorno, Dio vede e provvede. Va bene, Lore, senti, noi ti lasciamo andare a dormire, perché è il momento di mettere a nanna i pupi, magari devi anche rilevare la signora dal suo turno e passare tu al prossimo stint con i pupi. Quindi ti lasciamo andare a dormire, ti ringraziamo per essere stato con noi e ci aggiorniamo magari dopo Le Mans, così vediamo un attimino com'è andata la prima 24 ore, va bene? Beh, a parte che prima c'è il CIV, la prima di CIV, poi scappo Le Mans. È quella la cosa bella, sentiamo subito dopo Le Mans, così ci racconti tutte e due, pensa. Noi ci vediamo al CIV invece. Buono. Un abbraccio, grazie, allora. Grazie Lore. Ciao Lorenzo, buonanotte. Ciao. Abbiamo fatto veramente un... Cioè, ci vediamo al CIV se la federazione mi dà l'accredito, perché non lo so ancora. E spero me lo dia. È diventato più difficile avere l'accredito per il CIV che avere l'accredito per il mondiale, che è una cosa che Aspetta, tra l'altro, apro e chiudo parentesi. MotoGP, da quello che ho intuito, torna al paddock normale, senza restrizioni. Sì. Sì, qui tanto, in però, teoria gli accrediti dovrebbero tornare a essere disponibili. Bisognerà capire, sì, ancora non è molto chiaro quale sarà la capienza prevista per quanto riguarda gli autodromi, che potrebbero non essere comunque al 100%. Però... 75. Vabbè, però adesso se già... Se l'obiettivo è entro fine marzo gli stadi al 100%, perché non gli autodromi, scusa. No, gli autodromi, se mettono gli stadi al 100%, gli autodromi devono essere al 110% col bonus eco, cioè... Sì. Vogliamo parlare di apposta. No, ma poi, vista la situazione degli stati comunque molto più accalcati, non possono non mettere gli autodromi al 100%. Sarebbe ridicolo, assurdo. Considerano che... Sì. È una puntata molto veloce. Sì, sì, siamo stati rapidi e indolori, cioè, da concederlo. Vai, Giacomino. No, consideriamo però che sicuramente, speriamo di no, chiaramente, ma è inevitabile come gli autodromi quest'anno... nonostante anche se si tornasse al 100% non saranno pieni come al solito, perché l'effetto Valentino Rossi, per quanto Valentino Rossi non sia un pilota, ce ne siano altri 26 di piloti come Valentino Rossi, però Valentino Rossi mobilitava una marea di persone. Sicuramente ci saranno tutti i vari fan club di Marquez, dei vari Bagnaia, Morbidelli, però secondo me la però io immagino che sia principalmente della MotoGP, Giacomino, nel senso, cioè, perché la Superbike, secondo te, perché la no, Superbike? No, secondo me è un problema solo italiano, invece, cioè, nel senso, non è un problema italiano. Oddio, cioè, no, il fan club valentiniano è riconosciuto in tutto il mondo, sì, in certi ci paesi. Ci sono sempre stati i tifosi di Valentino in tutto il resto del mondo, però anche ma proprio per parole dei giornalisti che erano a lo stesso Patterson, che era in Malesia, lui si è accorto dell'assenza di Valentino Rossi quando ha fatto l'ultima intervista a Marini e Bezzecchi, e allora gli è venuto in mente all'ultima domanda di chiedergli se avevano parlato con Valentino. Ma altrimenti per gli addetti al lavoro e per tanti tifosi, onestamente, di questo precampionato... Certo. Io l'ho raccontato Mattias, come se che ci fosse o meno Valentino, e sono convinto che la gente l'ha seguito uguale che se ci fosse stato Valentino o meno. Non sono d'accordo. Il precampionato, secondo me, è il precampionato è sempre una cosa un po' diversa, secondo me, sinceramente. Però nel è lì dove vedi gli appassionati, nel senso... Poi gli altri che fanno numero a me non servono, a me servono gli appassionati. Quelli. All'autodromo servono quelli perché fanno parte del computo per quanto riguarda secondo me se ci sarà la possibilità di avere Misano e Mugello al 100%, magari non fai il record di qualche anno fa, 2014-15, mi sembra il record 200.000 persone, era una roba folle, però non vai, cioè non avrai le tribune vuote, non avrai il prato vuoto, ci sarà comunque pieno. Sicuramente, ma pieno secondo me, allora ci sarà tanta gente e sono da pieno tanto premesso, non so, cioè ho esperienze recenti, la gente comunque un minimo di paura ce l'ha ancora,
di stare attaccato alla gente. No, cioè, quindi tanta gente magari non va anche per quello, cioè nel senso ci saranno tante cose da valutare. Si vedrà un pochino la differenza, soprattutto negli ambiti quelli un pochino più intermedi, Spagna, Portogallo. Secondo me là la differenza si vedrà. A Portogallo non va mai nessuno, quindi non è un problema. Oddio, a Portimao sì, è Valencia, libero. Però è Valencia. Spagna, secondo me Spagna comunque subirà un pochino la oltre sì, Italia chiaramente, però Spagna che peserà tanto sarà Qatar, dove tanto erano quattro gatti e ci andavano gli sceicchi e basta. Sì, ma Qatar comunque... Thailandia, immagino che il problema non si ponga. Quei posti lì, sai, Valentino tirava tanto, proprio però... quindi, sai, il fatto che non hanno le gare da due anni può spingere la gente a tornare a prescindere che ci sia o meno Valentino. Ma poi se quelli sono biglietti che hanno un determinato costo, cioè al contrario della nazione italiana dove il biglietto costa genericamente un occhio della testa, in tanti altri paesi quando il biglietto costa poco, magari tu un giro te lo vai a fare. Costa poco, ma là hanno gli stipendi che sono molto poco rispetto però nessuno mai... Là non è, la priorità non è investire sul biglietto, quindi in generale però, in quei posti lì chi va a vedere le gare è chi, cioè quelli che sta la parte che sta bene della popolazione, cioè non è qua l'operaio che prende 1200 euro. Però secondo me gara. Ci vai lo stesso a quel punto. No, là no, perché davvero o stai bene o fai la fame, quindi chi ci però va, se chi stai bene ci vai sia che c'è Valentino che non c'è Valentino, cioè là forse assolutamente ci vai in generale. Invece ma perché è due anni che non hai le gare non lo so, secondo me lo sentiremo meno di quello che si pensa, poi dopo ci si piangerà addosso sempre perché siamo italiani e quindi è quello classico, ci piangeremo addosso. Mattias, non sono d'accordo con te, comunque vedremo e tanto lo scopriremo dei numeri fine maggio è Mugello, mi sembra l'ultimo weekend di maggio. Sì, no, 29 e 31 mesi. Quindi ci siamo, cioè è lì. Sì, è proprio dietro l'angolo. Diciamo va bene, ragazzi, vi lasciamo anche con un'ultima cosa. Quest'anno, oltre alle nostre radiocronache per quanto riguarda la MotoGP, abbiamo deciso di inaugurare... Ah sì, è vero. Abbiamo deciso di inaugurare anche la prima e l'ultima ora, first hour e last hour, delle gare endurance, il che vorrà dire che potrete seguire tramite il nostro commento, ovviamente non con le immagini che sono repertorio di Eurosport e non possiamo giustamente accavararci qualcosa che non paghiamo, ma vi delizieremo con il nostro commento durante le gare del mondiale endurance, quindi faremo tutta la prima ora di gara e tutta l'ultima ora di gara alla quindi prima. Siccome avremo due ore per parlare a ruota libera, immaginate cosa può uscire. Sarà come eravamo quattro amici al box, però con anche una gara di sottofondo. Io volevo dire un'altra cosa, però non me la ricordo più. Molto la droga, bene. La droga toglie. Sì, davvero. Molto bene. Sei nella vecchiaia andante, Mattias. Endurance. Ci sono arrivato. Quest'anno mi sono lanciato in analisi tecniche, quindi ho già preparato l'analisi tecnica della nuova Desmos GP 22. In settimana, se riesco a non dormire, cioè adesso io scrivo di notte perché soffro di insonnia, cosa che non serve sapere, però è così. Fa curriculum. E se non mi addormento, in settimana dovrebbe uscire quello sulla Honda e poi nelle prossime settimane le novità che hanno portato tutte le varie case. Quello della Ducati secondo me è un bel lavoro, ma ha richiesto parecchi giorni di lavoro, quindi state di un occhio. Quindi ragazzi, sì, quando andate al bagno portate il telefonino, che è un'ottima lettura da gabinetto. Grazie. Vi concilia la concentrazione, vi posso assicurare che l'ho usato, è meglio della verdura a cena, è perfetto, è bellissimo. Fai altro quando sei in bagno, caro, cioè nel senso... No, è perfetto, mi sono messo là col telefonino, leggevo, ci stiamo impelagando. Ma vai, impelagando qua. Tu pensa cosa sarà l'ora di commento? Sarà bellissimo, la prima e l'ultima pure, ragazzi, veramente, seguiteci. Io saluto Giacomino Darold, ciao Giacomino. Ciao ragazzi. Saluto Matt Cantarini. Ciao Alex, ti ricordo che la Roma fa quello che fa, due pere a casa, grande mondo. Pure come la Ducati, para. Grazie anche a Giulia Andagata alla regia, grazie a quello che ci hanno seguito, buonora Andrea, il nostro carissimo fotografo. Ciao Andrea. Daniele, Alessandro Zito, Daniele Soglia, ragazzi, sì, grazie mille, Marco Savi,
e ci grazie aggiorniamo a Lorenzo, grazie a lei, grazie a... e ci Sava. Usciranno gli articoli con, diciamo, con il consunto di quello che è stato detto questa sera fra i vari piloti, quindi rimanete sintonizzati sulla FGP. Anche da parte mia, Alex di Bisceglia, è tutto, un saluto anche a Giulio Andaca dalla regia e ciao a tutti.